Allora ragazzi, perdete il primato ai danni, cioè ai vostri danni. Che è successo? Che è successo? Boh, che è successo? Allora, abbiamo incontrato una squadra organizzata, anzitutto, che diciamo è stata molto furba, nel senso buono del termine, perché ha messo la partita in un certo modo, diciamo non ci siamo innervositi. E basta, nel primo tempo abbiamo sofferto, poi il secondo tempo abbiamo deciso di tirare un po' fuori l'orgoglio. Però non è bastato, siamo riusciti a fare solo un gol. Qualche palo, però comunque non abbastanza per poter dire che potevamo pareggiare. Strepitoso Cataldo in varie occasioni, però non è bastato. Volevo fare soltanto un onore ai vincitori, ma anche ai vinti, perché finora siamo stati l'unica squadra che ha fatto fare meno di 10 gol a questi primi in classifica. Non sono giocatori da Serie C, ma potrebbero competere anche per la Serie A. Hai detto bene, Ciro Cataldo ha giocato veramente bene, vi possiamo dire anche che ci ha salvato in tutti i modi possibili e immaginabili, però non deve essere il portiere a fare la squadra. Comunque, ci può stare questa sconfitta, diciamo, siete sempre lì in classifica? Fortunatamente sì, dobbiamo soltanto cercare di ristabilirci mentalmente, perché ovviamente siamo molto scossi da questa cosa. Che hanno fatto i brasiliani? Cercare di apprendere dalla sconfitta e che fare, segnare di più che ci segnare di poco. Anche perché noi non pensavamo di essere qui dopo 3 giornate, quindi comunque è tutto guadagnato. Prossimo turno avete i brasileros, che vincono solamente realizzando 5 gol. Gliene faremo fare 4, così è sicuro che non vincono. Ho capito. Però non ne faccio più di 4, perché sennò vincono con 4. Impossibile. No, non possono vincere con 4, loro vincono solo con 5. Però dobbiamo chiamare di nuovo. Mi sa che dobbiamo chiamare di nuovo. Ho capito. Vabbè ragazzi, allora ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Ciao.